Vieni a provare la rinnovata area wellness delle Terme San Giovanni, dove potrai dedicarti al più completo relax del corpo e della mente. La zona distretto sanitario Isola d'Elba potrebbe diventare realtà, perché sembra che l'Elba non rientri nella revisione dei distretti delle zone sanitarie della Toscana, secondo quanto è stato proposto dalla giunta regionale. La proposta era già emersa durante la visita all'Isola d'Elba dell'assessore regionale Saccardi e del consigliere Anselmi, il consigliere che noi abbiamo raggiunto telefonicamente. Quindi l'inserimento di quel passaggio nella legge che la Giunta ha approvato e che è approdata in Consiglio e che, diciamo, mi impegno a non cambiare in sede consiliare, molto importante, un punto di partenza. Quella dell'Elba resterà autonoma e avere la zona distretto significa anche stabilire una connessione con quelli che saranno servizi ospedalieri che dovremo dimensionare insieme ancora una volta la direzione della programmazione aziendale, la conferenza dei sindaci, naturalmente il mio ruolo più politico in questo caso, ma l'impegno che abbiamo preso è quello di offrire una rete di servizi adeguata ai bisogni dell'Elba, stabilire un battente di servizi per l'Elba, ragionando delle sue peculiarità, delle sue specificità, è il punto di partenza su cui mi ero impegnato a lavorare prima delle elezioni. Sto cercando di continuare a farlo, perché per l'Elba faccio sul serio, non scherzavo. Entusiasti i sindaci elbani. Secondo Anna Bulgaresi, presidente della conferenza dei sindaci sulla sanità, ha vinto l'alleanza tra politica e territorio. Secondo Lorenzo Lambardi, siamo vicini ad una svolta epocale. Una battaglia vinta dagli elbani e per gli elbani, ha commentato Luca Simoni. De Santi invece avverte: bene il distretto, ora lavoriamo per l'ospedale. Così come Andrea Ciumei, che pur di fronte a questo inizio positivo, invita a vigilare sul passaggio della proposta in consiglio comunale. Invita ancora più alla prudenza Mario Ferrari. Non bisogna fare entusiasmo così in maniera esasperata, perché non è che abbiamo ottenuto un distretto, abbiamo mantenuto un distretto, e questo anche per altri aspetti. E diamo atto della buona volontà della regione, ma quello che dobbiamo fare è essere uniti, non festeggiare se non dopo aver attentamente monitorato tutti i prossimi passi regionali. L'appuntamento ora è per metà dicembre, quando la proposta sarà discussa dal Consiglio regionale.